prima di ricevere la parola al sindaco, un breve escursus su dovrei fare sulla situazione economica finanziaria dell'ente, che ha portato nell'ultimo consiglio comunale alla deliberare il sesto finanziario. E quando ci sono dei problemi che riguardano la collettività, che riguardano tutti noi, la vita del paese, è giusto discuterne insieme, perché il comune da considerarsi come una grande famiglia, quindi è giusto dare dei chiarimenti e delle risposte alla gente e dire quello che accade, spiegare le cose in modo oggettivo. Come dicevo, all'ultimo consiglio comunale è stato deliberato il dissesto finanziario, cioè l'ente non è in grado di pagare i crediti ai territori, c'è un forte squilibrio economico finanziario, c'è uno sballamento tra quello che è stato e quello che sarà, quindi una nuova vita economica finanziaria per il futuro. E fino all'ultimo si è sperato di poter evitare la crisi, ma l'esposizione del Vidoglio non ci ha permesso di realizzare il piano di equilibrio finanziario, cioè spalmare per 3 o 10 anni il debito e quindi la massa passiva intorno ai 3 milioni di euro. Questa era un'ipotesi che aveva auspicato il dottor Infantino, un esperto professore che aveva iniziato a studiare le carte per cercare di arrivare a questo riequilibrio di equilibrio finanziario di 10 anni. Però poi si è reso conto che sulla base delle carte dei debiti per 10 anni risparmiare 300.000 euro all'anno significava una cosa veramente difficile, perché il comune di San Marco non ha, diciamo, entrate importanti e quindi si faceva un bilancio ingessato per non poter riponere anche lo Stato da Luca, e quindi ha consigliato di arrivare per recuperare il dissesto finanziario. E per comprendere la situazione economico-finanziaria del comune non si può prescindere da un'analisi storica dei motivi che l'hanno determinata. Infatti è opportuno evidenziare che il dissesto non si manifesta improvvisamente, ma matura nel corso del tempo. Al momento dell'insediamento dell'attuale amministrazione, il comune già si trovava in una situazione finanziaria molto critica, una situazione quindi che non ne esce oggi, ma si protrae da anni, da almeno un decennio, quando la normativa economica finanziaria consentiva, non avendo paletti rigidi, di poter sistemare la situazione e andare avanti. Nel corso degli anni la norma è cambiata, è diventata molto restrittiva e la crisi economica ha portato a far sì che lo Stato mettesse sempre meno risorse a disposizione degli enti locali, con una riduzione dei trasferimenti ministeriali del 50%. Prima di entrare, diciamo, tra le cause, quindi dalle relazioni tecniche del dottor Ciccone e del dottor Infantino, mi preme a sottolineare che l'attuale amministrazione ha gestito il denaro con prudenza, con quel rispetto dei cittadini e della cosa pubblica, e è un dato che è messo nelle relazioni che non hanno in nessun modo rilevato spese inappropriate o sprechi nell'utilizzo del denaro pubblico. In particolare si evidenzia che per quanto riguarda le manifestazioni culturali e pubbliche sono state attività ridotte che hanno avuto poco o nessun impatto sulle casse comunali, quindi nessun sperpero di risorse in questo senso. E allora perché si arriva al dissesto? Partirei dalle relazioni tecniche. La prima dell'ordine di direzione contabile, il dottor Ciccone, che è quello che si assume le responsabilità secondo legge, e l'altro è il dottor Infantino, il quale gli è stato affidato l'incarico di studiare le condizioni economiche del comune. Entrambe le relazioni ne hanno certificato non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista tecnico, quelle che sono le cause del dissesto con i dati veritieri, crudi e nudi. E quindi dalle relazioni tecniche del dottor Infantino ci pone emerge un elemento significativo che ha portato a questa situazione, ossia il costo del personale, l'alto numero di contenziosi legali, comprese parcelle e causa di titolo, il taglio dei trasferimenti ministeriali del 50% e le richieste emesse dalla Corte dei Conti fatte dalla precedente amministrazione. Quindi il contenzioso legale, per quanto riguarda il contenzioso legale, c'è un aggiunto importante di 2 milioni di euro, dove il Comune
comune è stato condannato, perciò la sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, parcelle degli avvocati per una somma quasi circa 2 milioni di euro. Per quanto riguarda le cause in fine, della legge dice che il 50% da quanto richiesto dall'autore devono essere messe in bilancio, quindi una causa molto forte è stato questo del contenzioso legale che ha visto l'ente soccombere più volte, quindi una somma che il comune non è oggettivamente in grado di pagare. L'altra causa che è inciso parecchio tanto e che deriva sia dalla relazione del dottor Infantino che dal revisore contabile è la stessa del personale anche a seguito della stabilizzazione degli MSU, dove non si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa dell'ente. I rilievi sono stati anche evidenziati dalla Corte dei Conti. Invece una nota del 30 aprile del 2008 dell'ufficio di ragioneria avvisava l'allora ex sindaco che la stabilizzazione avrebbe comportato il rischio del dissesto finanziario, informando inoltre della gestione economica dell'ente molto instabile che porterà l'ente ad un nuovo dissesto finanziario. Aggiungevo che nel 2007 il pareggio del bilancio veniva raggiunto con un'entrata straordinaria di 290.000 euro prevista per la vendita dei suoli cimiteriali. Nel 2011, sempre una nota dell'ufficio di ragioneria, si testualmente leggo quanto riportato. Occorre l'obbligo di ricordare che il perdurare di questo deleterio modo di amministrare non potrà che aggravare ulteriormente le finanze del comune con la certezza di arrivare al dissesto finanziario. Quindi le cifre, diciamo, riportate dall'ex sindaco sono smentite dalle note degli uffici di ragioneria, dai rilievi della Corte dei Conti e dalla relazione dei due tecnici. Quindi per quanto riguarda invece le diminuzioni di erogazioni statali, il comune ha perso quasi 500.000 euro in questi anni. Una limitata poi capacità di distorsione delle tasse comunali, dovuta anche alle difficoltà delle famiglie, hanno dovuto affrontare in questi anni di una crisi economica. Quindi chi ha gestito il nostro territorio, sono costretto a ricordare che il nostro paese si trovava in uno stato di abbandono, strutture e immobili comunali distrutti. Ora, in questa sede non serve, in questo momento, ricercare responsabilità provenienti da anni precedenti e da altre amministrazioni. Viceversa, si può tranquillamente affermare, questo emerge palesemente dalla relazione tecnica, che probabilmente con una più diligente, attenta e oculata gestione della finanza pubblica non si sarebbe arrivati oggi al dissesto e che comunque è stata accettata nella situazione delicata dal punto di vista economico-finanziario e in forte difficoltà. Questo diciamo, è un quadro sostanzialmente che emerge con un dato oggettivo che emerge dalle due relazioni fatte dai tecnici. All'ultimo consiglio comunale l'opposizione depositava una relazione, una nota che lì per lì nell'immediatezza non veniva letta, ma era stata legata agli atti, dove faceva alcune considerazioni e quindi per dare riscontro alla nota depositata dall'opposizione per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, questa è una prassi utilizzata dagli enti. Un conto se prevedi una somma minore sul consumo ad esempio di energia elettrica, uno inserisce nel bilancio 50.000 euro, poi tu ne consumi 80.000, questi 30.000 euro di debito fuori bilancio. Un'altra cosa se fai acquisti inutili, che non servono, che puoi fare meno, tipo feste e festine d'altro, come fatto dalla precedente amministrazione. E quindi questa nota fatta dall'ex sindaco affermava che non erano stati pagati una parte dei debiti fuori bilancio riconosciuti da lui nel maggio del 2013. E proprio questo è un elemento emblematico in grado di evidenziare il tipo di gestione finanziaria della precedente amministrazione. Capita spesso infatti che le amministrazioni devono regolarizzare i debiti fuori bilancio, ma tutte le spese sono infatti prevedibili in misura precisa. Diverso invece agire senza il minimo rispetto delle regole stabilite dalla legge, in violazione dei principi di trasparenza con l'amministrazione, come abbiamo detto il 16 maggio del 2013, quando venivano deliberati dalla precedente amministrazione circa 222.000 euro di debiti fuori bilancio.
Somma approvate inoltre il parere dell'estensore dell'ufficio di ragioneria, dell'ufficio tecnico, nel senso il parere favorevole delle revisioni dei conti. In particolare, nella nota del 22 ottobre del 2013 si evidenziavano le seguenti irregolarità, ripetute mancanze di impegni di spesa e addirittura assenza di prestazioni effettuate. Quindi anche in questo contesto la Corte dei Conti ha messo il naso e ha bocciato, diciamo, l'operato dell'amministrazione facendo dei rilievi specifici di carattere tecnico. Quindi solo per queste ragioni alcuni debiti non sono stati pagati, mentre degli altri l'amministrazione si è fatto carico. Poi c'è la questione IVA e IRAP, dove l'amministrazione precedente affidava ad uno studio di tecnico del Regione del Fragola l'incarico per recuperare l'IVA e l'IRAP degli anni 2005-2011 per una somma di 480.000 euro. Per tale incarico al professionista veniva garantita una parcella di circa 80.000 euro. In questa relazione depositata agli altri dall'opposizione, qui accusa questa amministrazione di aver pagato il consulente, perché nel 2012 dava l'incarico al ragioniere Fragola. Il ragioniere Fragola faceva uno studio di fattibilità e diceva al comune che faceva risparmiare questi 480.000 euro. Faceva un contratto con l'amministrazione e garantendo la parcella di circa 80.000 euro, cioè il 16,65% di quanto riusciva a recuperare. Nel 2014 l'Agenzia delle Entrate scrive al Comune di San Marco d'Aquino dicendo che questa operazione non andava fatta perché non rispettava i criteri della buona amministrazione e quindi dal punto di vista tecnico non era un'operazione che andava fatta, e quindi chiedeva la restituzione di questa somma. E quindi arrivavano due cartelle esattoriali, una di 535.000 euro e qualcosa e l'altra di 82.000 euro di IRAP. Poi veniva anche modificato un altro miglioramento presso terzi nei confronti del Comune. La allora amministrazione, nell'ottobre del 2015, incaricava la dottoressa Livia Masullo di comporsi a questo cartello, comunque di arrivare ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate per capire la situazione. E grazie al suo lavoro ha fatto la somma, è stata rivolta, perché da 650.000 euro il debito ad oggi ammonta a 400.000 euro, dove il Comune è stato costretto a realizzare questa somma in 5 rate. Il compenso, quindi la consulente, ha percepito una somma di 15.000 euro, quindi c'è stata una differenza tra chi ha fatto risparmiare niente e chi invece ha prodotto, diciamo, ulteriori danni, oltre il danno, la beffa, come si suol dire. E quindi questa è la questione IVA, dove ad oggi il Comune appunto è debito nel confronto dell'Agenzia delle Entrate di 400.000 euro. Da precisare che quando la precedente amministrazione ha usufruito di questi soldi, 480.000 euro, ha utilizzato nell'immediatezza la somma di 297.000 euro. Poi per quanto riguarda il falso in bilancio, sempre di scontro alla nota, alla relazione depositata dall'opposizione, dove si parlava di bilanci falsi o redatti male dall'attuale amministrazione. È opportuno allora evidenziare che la Corte dei Conti ha per ben 4 volte bocciato il bilancio come l'operato tecnico dell'amministrazione precedente, evidenziando incongruenze e rilevato forte criticità. Nel 2008, per pareggiare il bilancio, si è inserito come entrata nel Comune la cifra di 190.000 euro per la vendita dei suoli cimiteriali. Beh, questa sì, diciamo che è un'evidente cifra che veniva messa, però poi non è stata conseguita da parte del Comune, e quindi non è stata una cifra veritiera che il Comune ha incassato dalla vendita dei suoli cimiteriali. Poi per quanto riguarda le parcelle legali, ci sono parcelle legali dove l'ex amministrazione ha nominato due professionisti, parcelle, stiamo parlando intorno a 130.000 euro. Poi parlava in questa relazione delle strutture dell'ex scuola media in particolare, ricordo che all'ex scuola media c'era un conservatore della musica dove oggi ci sono 800
ragazzi che studiano, che è diventata una realtà importante, c'è una struttura che stava cadendo, questa amministrazione ha creato le condizioni affinché si potesse sviluppare, ha aperto questa struttura, quindi non so che c'è di male o di negativo, perché ci sono dei ragazzi che comunque lavorano e anche la struttura è stata aperta. Per quanto riguarda la spazzatura, voglio evidenziare che il paese all'epoca non c'era la raccolta differenziata, era un paese sporco con i bidoni e si pagava da molti servizi 170.000 euro. Ad oggi la somma è inferiore perché si paga 40.000 euro più poi i conferimenti della spazzatura. Quindi l'ex sindaco, diciamo, che ci ha lasciato un'eredità poco felice dal punto di vista politico-amministrativo, strutture pubbliche abbandonate e distrutte, in particolare la sala grotta e il palazzetto dello sport, che è diventato un luogo di abbandono di rifiuti e di ogni cosa, tutto distrutto, sembrava essere passato un terremoto, ma anche economico-finanziario, con operazioni poco chiare, con debiti, su tutte, come detto, la questione IVA e IRAP, in più occasioni si è proceduto alle acquisti senza impegno di spesa, dove vi è stata una violazione del principio di trasparenza e dove la Corte dei Conti ha messo in mezzo chiedendo informazioni e documentazione in merito. Basta pensare che nei primi 60 giorni di amministrazione per ripristinare i beni pubblici danneggiati e abbandonati è stato necessario un costo di euro 35.500. Quindi già prima vi era una situazione difficile dal punto di vista economico, c'era un dissesto già di fatto, lo dicono i funzionari dell'area economico-finanziaria del comune, stesso nominati dall'ex sindaco, che anche per un breve periodo è stato titolare dell'area economica, e comunque lui di professione fa il commercialista, quindi meglio di lui, chi meglio di lui poteva gestire la situazione. Ebbene, gli stessi funzionari fanno un quadro davvero preoccupante dell'ente, con le note che ho accennato del 22/10/2013 e del 15/9/2011, dove più volte intimavano l'ex sindaco di cambiare marcia, registro, modo superato, ma senza successo. Ma anche nel momento in cui approvava il bilancio di previsione del 2013, è stato curioso leggere questo passaggio, questa nota che veniva allegata al Consiglio Comunale del 22/2013, dove dice, leggo un passaggio dove dice: senza perdere tempo, alle 18.45 è chiuso il siparietto del trentino della seduta del Consiglio Comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2012, già alle 19.15 si riuniva la Giunta Comunale per deliberare la variazione di bilancio, guarda caso solo per aggiungere 35.500 euro al capitolo relativo alle feste, camuffato questa volta come contributo ad enti per finalità culturale. Conclusione, tempo 30 minuti e il sindaco aveva ripristinato in bilancio lo stanziamento per le feste. Aggiungevo inoltre che nel 2012 sono state spese 116.000 euro e invece nel 2008 29.000 euro. Questo appunto per capire che tipo di gestione finanziaria, che clima si respirava all'epoca. E quindi con grande senso di responsabilità questa amministrazione ha preso atto della situazione, volendo assicurare la popolazione e i dipendenti comunali che si sta facendo il possibile. E il sindaco con Pasquale Toccato si è recato già presso il Ministero dell'Interno per prendere notizie utili e informazioni che poi forse che poi ovviamente approfondirà il concetto. Io l'ultimo consiglio comunale ho concluso dicendo che la storia passata non si può cambiare, la nuova si può gestire con senso di responsabilità, collaborazione e impegno da parte di tutti. Grazie e buon anno a tutti. Allora, preliminarmente questo
ringrazio per ringrazio tutti voi che siete venuti, perché essere presenti in una sera come questa, pre fine anno, inclemente come tempo, fa un po' di freddino e così via, comporta un po' di sacrificio, ma dico anche un po' di amore verso le problematiche che assillano o i problemi che assillano, i problemi che riguardano il nostro e il vostro paese. Poi vedo molti giovani, ma sembra molto piacere, perché chissà quanto io vorrei che ci fosse questo collegamento importante con i giovani del comune, che si potessero interessare di più alla cosa pubblica. Perché la cosa pubblica, ricordate, quella cosa che appartiene a tutti, non appartiene né al sindaco né al consiglio comunale, appartiene a tutti voi, alle vostre famiglie, appartiene al nostro futuro, al vostro futuro e anche al futuro di quelli che verranno dopo di voi. Preliminarmente voglio ringraziare il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, ma voglio ringraziare in modo particolare i 5 consigli di maggioranza che hanno fatto corona intorno a me in questi 5 anni che ormai stanno per scadere, nel portare avanti le problematiche che riguardano questo nostro comune. Guardate, riflettete con me. Noi avevamo l'obbligo di amministrare questo comune, ma a noi non interessava tanto. Certo che interessava, non tanto e non di più, l'amministrazione prettamente locale relativa ai problemi piccoli che sono chiusi all'interno dei confini sammanghesi. Interessava ancora una volta e ancora di più aprire da questo comune grandi prospettive di progresso, perché questo comune legasse il proprio destino come comunità al progresso più complessivo di un'area più vasta nella quale facciamo parte. Quindi abbiamo portato avanti, e intendi sempre direi eccezionali, le attività amministrative, come vi dirò, perché alcune volte siamo dimentichi, non ci ricordiamo, ed abbiamo raggiunto il massimo possibile che si poteva raggiungere al di là di ogni aspettativa e prospettiva all'interno delle problematiche del paese, ma siamo riusciti a porre in essere una progettazione che riguarda il nostro comune, che va oltre i confini di San Marino e che anche, ciò dico voi giovani, che apre prospettive inaudite sulle quali è bene riflettere, che ci riempiono il cuore d'orgoglio per aver posto ancora di più, ancora meglio, questo piccolo centro di 1600 anime, averlo posto come centro di questo universo più grande, polo di prima grandezza intorno al quale ruotano altri destini di amministrazioni del complesso. In buona sostanza abbiamo fatto di San Mango il baricentro di una comunità molto più grande. Ma questo perché? Questo perché chi amministra e guarda al domani e non al particolare di oggi deve fare ogni sforzo perché si aprano e si possano aprire prospettive concrete e serie per la gioventù che avanza, per la gioventù che viene e per la gioventù che avanza. Non si risolvono i problemi dei giovani solo e esclusivamente asfaltando la strada che da San Mango va alla montagna. Non si risolvono le prospettive dei giovani per domani nel fare il più bel campo sportivo del comprensorio. Si risolvono i problemi e si creano le condizioni per risolvere i problemi se San Marco diventa punto di riferimento produttivo aperto ad altre comunità, per cui
si ha bisogno di noi necessariamente per le politiche che riguardano altre comunità. Non per nulla siamo il centro dell'unione dei comuni. Guardate che mettere insieme tanti sindaci del comprensorio e far deliberare l'unanimità San Marco come centro dell'unione dei comuni, il che significa centro andando in avanti, dismissamento di tutto, il che significa centro, uffici per l'intero comprensorio, il che significa che questa nostra comunità continuerà ad essere per il futuro comunità guida dell'intero comprensorio. Perché dico questo, io insisto su questo, e poi parlo della strategia extracomunale, dei progetti strategici che vanno oltre i nostri confini, che però si riflettono positivamente sulla nostra realtà. Tenete conto che andando in avanti nell'Unione dei Comuni di Sera di un partito, grazie a Gianmarco Givera che è stato promotore di un magnifico convegno, e dovremmo avere un ufficio unico tecnico, dovremmo avere un ufficio unico di ragioneria, dovremmo avere un ufficio unico di polizia urbana, dovremmo avere una organizzazione unica di raccolta differenziata, dovremmo avere una gestione urbanistica, perché il progresso e i processi di sviluppo passano attraverso la gestione urbanistica del territorio, unica e sola, perché sovrasta per quelle che possono essere le dinamiche dello sviluppo ambientale e quant'altro del territorio. Beh, siamo deputati, essendo centro dell'Unione, a ricevere tutta questa organizzazione, sarà domani, dopodomani, ma l'organizzazione complessiva del territorio passa attraverso questo baricentro che si è riusciti ad ottenere e che sancito dall'Unione dei Comuni di cui facciamo parte e che abbiamo voluto che si facesse. Non è poco, ragazzi, poco, perché voi non potete andare indietro nel tempo, molti di voi. Ma noi eravamo la Cenerentola, si diceva quando io andavo a piedi alla scuola media di Cenerentola, si diceva quando andiamo a vedere le case belle, cioè quando facciamo da buca foresta per vedere non c'era per noi erano le case belle. Siamo passati da quel momento in cui noi eravamo succubi al momento di guida di questi processi organizzativi. Perché dico questo? Perché a questo poi, a questo progetto, e intorno a questo progetto noi abbiamo nel tempo organizzato le cose. Per esempio, il grande stadio comunale, diceva il Presidente del Consiglio Comunale, il grande stadio comunale che noi abbiamo realizzato qui, con circa 10.000 posti a sedere, 8.000 per quanto ce ne vanno nella linea, e non è che si rilassano da qui. Abbiamo già visto molto più in là, tempi addietro, e le stiamo pian piano realizzando. Il grande stadio comunale noi l'abbiamo fatto con la consapevolezza che potesse servire un intero comprensorio, poi lasciato abbandonato, lasciato cadere, lasciato franare, perché c'è una logica pure su questo. Io non voglio approfondire né voglio andare oltre riflessioni propositive, non mi interessano, non mi interessa fermarmi su polemiche che non mi appartengono. Poi si tratterebbe di tacciare cose, come dire, infime, non solo per questo tipo di politica. C'è stato chi mi ha preceduto, per esempio, che sembrava avesse la preoccupazione di demolire tutto quello che noi avevamo costruito, perché portava qualche segno, qualche nome, qualche politica, qualche partito, portava segni che evidentemente gli davano fastidio. Lo stadio l'hanno fatto vedere, se va a mare meglio, quindi abbandonato il palazzo dello sport, ma come? E abbandonato,
tutto saltando, si pareva dire la sala Angotti, e per carità, era diventata, e le poltrone della sala Angotti, ne abbiamo trovato alcune la discarica, ragazzi, e quelle poltrone portano fiori di soldi, perché io l'avevo fatto, noi non te l'ho presentato alla provincia perché non avremmo consentito con il comune comprare come dire delle poltrone firmate da Missoni, il tessuto, come avete detto, se vuole andare a vedere, è un tessuto ed è anche una struttura di grandissima qualità anche di design. Ebbene, ci sono le fotografie, quelle, non lo sapete, che abbiamo già un resoconto in passato, ma noi prossimamente faremo un resoconto anche fotografico di tutte le cose che abbiamo fatto, ma non perché mi interessa fare quello di un altro, caro Luca e caro Roberto, ci interessa che chi è distratto veda, confronti, rifletta, tutto qui, no? Perché noi abbiamo l'interesse di promuovere sempre di più la dignità di questo nostro paese e di metterlo nelle condizioni di essere, come l'abbiamo messo, il paese intorno a cui ruota la politica del compenso. E l'interno di questo progetto strategico è che ricade poi, che cosa? La famosa strada di collegamento dello svincolo che va verso Mantia da una parte e sulla di 18 a mare dall'altra parte, dal ponte del Saluto. Una strada già finanziata per 20 milioni di euro. Queste non è che sono cose che piovono perché qualcuno sapeva che bisogna fare questa strada, sono cose che sono coerenti con una politica impostata da tempo e abbiamo portato avanti con insistenza, e come abbiamo trovato la possibilità di poter farla finanziare attraverso forme che soltanto chi fa politica seriamente riesce a sapere, siamo riusciti ad essere inseriti nella programmazione nazionale delle strade ANAS per 20 milioni di euro per finanziare questa strada, ragazzi, ascoltate, questa strada non è la strada buona. Sapete perché non è la strada buona? Dice, noi ci mettiamo sulla macchina, prendiamo lo svincolo, adesso andiamo al mare. A parte il fatto che da qualche anno, non fra molti anni, tra qualche anno, appena finirà completamente il lavoro dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, avremo i caselli autostradali e si pagherà il pedaggio. Poi per andare da San Marco a Nocera, probabilmente i locali avranno delle agevolazioni, ma dovete pagare le 50 lire, le 100 lire, non so quanto l'euro, mezzo euro, per mettere sull'autostrada e deve uscire dallo svincolo che sta mandando il fine, quindi non c'era di fare. Quindi questa strada che noi stiamo per fare, o che l'ANAS sta per fare, e di quello non è che vi parlo, non è che è una strada che speriamo che si faccia, no, è finanziata. Noi, fra giorni, non so quando, perché poi è successo pure in questo periodo di brutto presidente della regione, faremo una conferenza stampa con tutti i sindaci per dimostrare, giorni fa, peraltro, è stato detto di dirigente dell'ANAS che con un drone ha fatto tutta la topografia della zona qui, e fra qualche settimana, di giorni, 15, faremo una conferenza in cui presenteremo ufficialmente l'avvenimento. Perché questa strada? A che cosa serve? Guardate a domani. Ma domani, che poi anche oggi, serve a portare su San Mango da Quino e sullo svincolo autostradale di San Mango da Quino altre 30-40 mila persone. Finiremo con l'essere lo snodo autostradale fra i più importanti che ci sono in Calabria, ma per noi importanti, per questa politica che abbiamo sempre guardato, politica grande e grandi linee che abbiamo sempre guardato per mettere San Mango al centro dell'universo. Sapete cosa comporterà questa strada? Anche, io l'ho detto ieri sera al direttore generale della sanità calabrese, comporterà che finalmente, amici, dice non ne parlare di questo perché nessuno ci crede, ma come nessuno ci crede? Ma voi potete pensare che 7 miliardi di una casa di riposo che avevamo fatto in tempi antichi con la programmazione regionale e che è stata mandata con le gambe in aria da parte di un'ulteriore di programmazione scelerata regionale che ha preferito le case di cura private alle case di cura pubblica, che questa è una casa di cura pubblica, mica di San Marco da Quino e dell'A. Potete pensare che una casa di 7 miliardi stia ferma e così, abbandonata, caduta, cadente, hanno fottuto tutto, hanno fregato tutto. Io non mi sono rassegnato a un discorso di questo genere.
E non è il caso che faccia vedere, ovviamente, in evidenza la sfilza delle lettere e delle minacce che ho fatto ai vertici. Siamo arrivati a dunque che è stata fatta la proposta della Casa della Salute a San Mandolino, niente di meno, un piccolo ospedale. Perché guardate che non sono, io non sto facendo qui a voi stasera promesse, sto riflettendo sulle cose che abbiamo davanti. E sapete com'è possibile questo? La Casa della Salute ha bisogno di 30.000 utenze, non ci siamo. Anche i 7 comuni che ci siamo riuniti siamo 15, 16, 18.000 persone. Con la strada Galasso arriva su San Mando d'Aquino, Amantea, Aiello, Serragliello, Cleto, tutti i comuni, grimpettai della fascia del saluto cosentino. Badate, l'ospedale di Lanizia, ospedale di Paolo, in questo punto non c'è nulla. L'aspettava Amantea, la Casa della Salute, ma loro non hanno la struttura per poterla ricevere. E chi ha la struttura per poterla siamo noi. Con la strada in essere, o questa che ormai è programmata, progettata e fra poco sarà su tutte le bacheche progettata, perché entro il mese di giugno dovrebbe essere finito il progetto e a fine dell'anno prima della finale deve essere atto l'appalto, questi sono i tempi, comporta la possibilità necessaria. E allora ecco che Amantea viene su San Mando, i 7 comuni sono su San Mando, Aiello, Cleto, Serragliello vengono su San Mando, Malito, Rimati, Attile vengono su San Mando. Questi allora uno ha una strategia grande, questo, a queste cose abbiamo pensato noi, non è che abbiamo pensato soltanto a far raggiungere via Gignani o a via della luce del mulino. Queste sono cose che certamente non abbiamo abbandonato, che abbiamo fatte. E poi l'altra cosa che a cui abbiamo pensato è quello di creare condizioni di maggiore visibilità anche per cercare di incrementare ulteriormente in San Mango, attraverso queste forme nuove di allargamento della vita democratica, di incrementare San Mango anche di unità abitative. Per cui a noi, a voi, fateci caso ragazzi, ma molti di voi vanno all'università, fateci caso, voi l'università ce l'avete qui a San Mango, perché scendete allo Svingo, prendete il pullman e venite dall'università e tornate la stessa giornata senza che vostro papà e vostra mamma vi comprano la casa. Uno può anche rimanere lì per motivi di studio, ma di tranquillità, però volendo, come ai tempi miei andavo a piedi e non c'era diretta a fare la scuola, ma vi rendete conto, adesso l'università ce l'avete in periferia, potete andare da qui a vedervi il cinema a Cosenza, un teatro, e tornarvi la sera a casa con quattro soldi, con quattro pochi euro. Noi miriamo quindi anche a un incremento demografico del nostro paese. Voi lo sapete com'è l'andamento demografico di questi paesi, e il nostro anche non sfugge, nonostante noi siamo un paese fortunato per queste cose che bisogna dire, non sfugge all'attenzione. Muoiono 30 persone in media all'anno e ne nascono 5. Andando avanti con questo andamento demografico, ragazzi, noi fra dieci anni dovremo chiudere tutto qui. Questo è il problema dei problemi. È un'amministrazione che ci avvengono, noi che siamo un po' addossati alla politica, che vi parla, è stato uno di quelli che ha fatto politica ad alto livello, quindi voglio dire, le dinamiche generali della politica regionale le conosciamo bene, siamo in grado di individuare quali possono essere i flussi di movimento entro i quali ci possiamo incanalare. Ed è questa la politica che è stata la guida della nostra amministrazione, di questi tre che sono qui, e Pasquale e Antonio, che continuano ad avere grandissimi impegni di carattere lavorativo anche per fine anno. Queste sono le cose sulle quali voi giovani in modo particolare dovete riflettere, perché il nostro sforzo è legato a voi, è legato alle vostre prospettive, è legato alle prospettive dei vostri figli quando sarete padri. E io qua vedo il mio compare sposato per esempio, no? Che ha fatto anche lui una bellissima azienda operativa e pimpanti in questa realtà, è riuscito con la sua intelligenza. Vi rendete conto se non ci fosse un vincolo cosa avrebbe fatto? Poi avrebbe potuto fare quello che ha fatto? No! E con quello che verrà ancora, lui potrà ingrandire ulteriormente e allargare i polmoni per lui e per la sua famiglia dal punto di vista economico. Antonio Ungaro, il nostro vice sindaco,
e che ringrazio per la sua attività che si è dedicata al comune, pur essendo estremamente pieno di impegni, voi lo sapete, che va dalla Spagna all'Inghilterra, alla Germania e così via per motivi di lavoro. Beh, ha voluto fare quello che ha fatto se non avessimo infrastrutturato questo comune da renderlo punto di riferimento e centro dell'universo. No, così alcuni con le Cravatte, così Manfredi con l'olio, che sono punti di riferimento importanti della politica pimpante della nostra comunità, di cui andiamo orgogliosi, perché all'interno di questa nostra comunità si riuscite a fare punti di riferimento, di progresso, con occupazione di giovani che stanno rimanendo sul territorio invece che migrare. A queste cose dobbiamo pensare. E questa è la politica. L'esito sono altre cose. Io devo fare il sindaco, perché devo presentarmi come sindaco per avere poi l'incarico di commercialista a Catanzaro, oppure per io fare il sindaco perché la mia impresa, l'impresa del mio fratello, deve vedere se prende qualche cosa da fare affari, è un altro paio di mani. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo questa visione delle cose, e su queste cose dobbiamo discutere, ragazzi. Le altre sì, discutiamole, vi dirò velocemente en passant, perché le cose voi le vedete, no? No. Noi siamo venuti qui, abbiamo dovuto almeno questo che abbiamo dovuto fare, ha ragione Luca, abbiamo dovuto cacciare quello scempio di bidoni, di porcherie, di non si poteva camminare lungo le strade del paese. E paese adesso è pulito, poi manca un giorno, manca un giorno che capita che fa sciopero un ragazzo, oppure manca la raccolta, c'è l'ira di Dio, e compreso il mio caro giornalista, cara mia, scrive subito sul futuro, l'estate mi è rimasta. Bene, ad evidenziare le cose, perché su questi problemi bisogna sempre essere presenti e puntuali. Ma perché? Perché abbiamo aperto una nuova prospettiva di bellezza ambientale che prima non c'era, anche se noi abbiamo sempre dall'inizio della nostra attività amministrativa in questo comune c'era il caso di realizzare le zone verdi. Voi sapete per esempio il parco giochi dei bambini come è nato? Dovete sapere queste cose, perché me le dimentico pure io, no? Quando ero presidente della provincia, lì abbiamo fatto la strada San Mango Martina, con la scusa che c'era la frana alla parte di sotto, ho fatto espropriare alla provincia quel comune di terreno che andava verso la Villa Comerci. Quindi quel terreno è della provincia, è espropriato ed è diventato un parco, perché non si poteva anche espropriare il comune che è il comune di Martina. Un parco pubblico attrezzato. Non è che all'interno di una strategia di logica di che cosa si vuole fare e di dove si vuole arrivare in un'opera. Quindi noi siamo arrivati, mi chiedo scusa che sono andato a parlare. Avvocato, mi hai chiamato mentre sto relazionando al mio paese. Tanti auguri, ti chiamo dopo. Ciao, no, figura, diciamo. Riallaccio il discorso. Siamo diventati amministratori nuovamente dopo tantissimo tempo. La prima cosa che ricordiamo di venire al paese. Insieme a questi vituperati impiegati comunali, non sempre tra di loro, ma abbiamo gente con quattro palme di esperienza e di intelligenza. Uno è qui davanti che si chiama Franco Torchio. Vincenzo Viola, dove l'ho perduto di vista, cioè gente che ha dato l'anima e dà l'anima perché le conosce, che sta in questione delle sane. Abbiamo cercato di impostare, riorganizzare il campo sportivo, che a giorni sono quelli, poi ci sono i ritardi delle imprese, non vi lascio dire, per quanto riguarda tutte le questioni di carattere procedurale, burocratico. È vero che la burocrazia il più delle volte soffoca gli sviluppi di una nostra comunità. E se ne sta andando Mario Sposato, che è uno di quelli che ci ha realizzato, e bene dirlo, l'avrei detto dopo, il portale nuovo a San Mango d'Aquino del San Mango Turismo, che noi metteremo in funzione da qui a poco all'interno della logica organizzativa per far conoscere il nostro paese al di fuori dei confini della Calabria. Ma puoi andare, grazie. E quindi abbiamo messo mano a pulire, a sistemare le cose che erano rovinate. Campo sportivo, lo diceva Luca, piazza anfiteatro,
ma che cosa c'era di che palazzo dello sport, tutte cose mandate alla malora. E come vedete sono state riportate gli enti di splendore. All'interno di questa logica, e poi abbiamo cercato di fare le cose che noi, a noi piaceva fare, cioè concludere definitivamente azioni di civiltà per rendere il nostro paese sempre più bello e sempre più accogliente. E questo palazzo, guardate, ieri sono stati ospiti nostri personaggi di qualità, tipo Cesare Manini, Cesare Polo, una sala così bella, così attrezzata, così moderna, in Calabria difficilmente la trovo. Sotto una sala esposizione come Dio comanda, sotto ancora inaugureremo fra qualche giorno la biblioteca in sintonia con le scuole. Quindi il Palazzo della Cultura, basta vedere pure questa piazzetta davanti con questo bellissimo monumento fatto da Carnevale. Abbiamo pensato anche all'interno di questo centro, perché tutto è studiato secondo un disegno, non così. Scuole, campetto di calcetto con la bellissima gradinata coperta al servizio della scuola e dei nostri figli che hanno una scuola unica per stare insieme tutti, dalla scuola materna alla scuola elementare alla scuola media. Abbiamo abbandonato la scuola media lì sotto noi, sia anche perché i ragazzi si erano ridotti, come dicevo prima, per questo decremento demografico, ma principalmente perché le tre scuole avessero la possibilità di confrontarsi tutti i giorni nell'ambito di un'azione didattica educativa che li tenesse più bene insieme, tenesse insieme i ragazzi della nostra realtà, gli insegnanti della nostra realtà, che ringrazio molto anche gli insegnanti perché stanno facendo un lavoro meraviglioso di aiuto a questi nostri figli a crescere meglio, ad elevare le coscienze verso il futuro. Questa è la strategia. Allora, scuola, è vicino alla scuola, è vicino alla biblioteca, al Palazzo della Cultura, c'è pure il centro degli anziani. Non è stato scelto così, è fatto lì per caso. Io mi auguro che i nostri anziani, che purtroppo, tra virgolette, si allargano sempre di più come fascia, perché io stasera non mi voglio annoiare, ma io potrei, sto facendo uno studio demografico di questo nostro, l'andamento demografico di questo nostro paese, per quanto nascono, quanti purtroppo ci lasciano, quanta è la fascia dei giovani, come cresce la fascia degli anziani, gli anziani a che età arrivano. Tutta una serie di situazioni per studiare meglio l'andamento complessivo della nostra comunità e vedere come si integra, come si può integrare. Per esempio, anche su questo, noi faremo tempo a poco una riunione, una giornata sulla solidarietà regionale, in occasione, spero, Franco, che la finiamo, la benedetta stella di sotto, è questa Madonna della Duda, in occasione dell'incoronazione della Madonna della Duda che metteremo sulla stella lì sopra, con le autorità esperienti, però una giornata di solidarietà regionale. Qui ogni tanto esce fuori, e ora arrivano i negri, arrivano gli anni, ma no ragazzi, ma sapete se qui incominciano ad arrivare 3, 4, 5, non molte, famiglie, con figli e figlioli, per cercare di aggregare ancora di più, ancora meno, per crescere la nostra comunità, che peraltro porterebbe a noi soldi, al comune e anche lavoro alla nostra comunità, che meraviglia che sarebbe. Ma c'è adesso forme controllate, non portare qui 100 persone come succede in altre parti in termini. Noi siamo venuti a programmare, a fare le cose possibili nell'interesse solo ed esclusivamente dello sviluppo di questa nostra comunità. E quindi così è stato. Abbiamo riparato le cose che abbiamo detto, abbiamo fatto questo Palazzo della Cultura, stiamo arricchendo la nostra realtà delle piazze e piazzette dove è possibile. Avete visto che rispetto che abbiamo avuto i nostri avversari. Potevamo espropriare questo magazzino di Pomodoro in piazza e dare ancora ulteriormente quella piazzetta Italia, che è uno scoppio tra parentesi. Non l'abbiamo fatto per non farci dire che magari potevamo perseguitare politicamente l'ex sindaco. E ci siamo mantenuti, quella bruttura in piazza che è una bruttura, obiettivamente, no? Si è portata a casa mia, me la sono espropriato io sì. Per dire, stiamo arricchendo il paese di tutte queste piazzette, ancora di più, inaugureremo la piazza e dedichiamo ai caduti delle vittime, delle scorte lì sopra, vicino il campo da tennis, e per il momento ce l'abbiamo già,
per ricordare come paese civile tutti quelli che sono i martiri che muoiono per la nostra democrazia e per la nostra libertà, che si immolano per mettere alto alta la fiaccola della dignità del nostro paese. E così via. L'ultima cosa ve la dico, e poi un attimo con una riflessione su questo. La Madonna della Luna. Ascoltate questo. Noi siamo arrivati ed abbiamo trovato una chiesa già impostata, alla meno peggio, con molto rispetto per chi l'ha pensata, perché l'hanno pensata come il rifacimento, come si può intendere il rifacimento di una chiesetta demolita. Non l'ho pensata in grande come lo devono usare le nostre, con questo nodo stradale, con lo svincolo stradale, con questa nuova strada che si sta facendo. Perché non ambire anche a fare un santuario che riesca ad essere punto di riferimento regionale di aggregazione religiosa? Perché? Allo svincolo. Perché? In questa logica importante, grande, di vedere questo paese che si allarga, che guarda al territorio circostante, che guarda alla Calabria, uno svincolo dorsale. Tenete conto che da qui a poco, quando ci sarà la dorsale a pagamento, il casello per entrare in autostrada sarà sopra due cecchi, il grande coso dei manifesti lì, a 20 chilo prima della curva. Tutto quello che è dentro la curva rimane pertinenza autostradale. Per cui io che cammino sull'autostrada Salerno Reggio Calabria senza uscire dal casello, esco dallo svincolo e vado al santuario, prego, mi fermo, mangio, bevo acqua minerale e mi prendo il caffè omaggio al ristorante ungaro lì sotto, che sarà quello lì anche un grande punto di riferimento di turismo importante, eccetera, e poi riparto. Cioè, abbiamo pensato a tutto, pensato a come questo paese possa diventare sempre più grande. L'orgoglio di poter dire abbiamo fatto il più bel centro della causa, certo che ce l'abbiamo, perché se no, perché amministriamo per crescere anche dentro di noi, ma principalmente ragazzi, o di quei ragazzi qui presenti, ma passatelo questo messaggio, perché è importante che sappiate, è l'orgoglio di dire San Mango lo trovo sulla carta geografica, prima non c'era San Mango, c'è il grande santuario della Madonna all'estorto dove si andare a pregare, dove ci posso fermare per mezz'ora spiritualmente camminando sull'autostrada e mi fermo lì come molti si fermano nei santuari possibili dove ci sono, non ce ne sono tanti dentro l'autostrada, c'è uno a Firenze e basta più. San Mango ha la possibilità di essere il paese cerniera di riferimento del comprensorio e come tale tutte le attività, spero, mi auguro, l'apriamo per questo, possono qui fiorire. Siamo senza territorio, voi lo sapete che noi non possiamo fare nulla di più. Avessimo il territorio di Nogella, avessimo il territorio di Taverna, avessimo il territorio di Marziano Lombardo, noi siamo 700 ettari di terreno, tanti quanto ne ha un solo proprietario in Giardinese, Ventura ne ha 850, almeno 700 ettari di terreno. Questo questa è la realtà. Ebbene, siamo andati in paese. Andiamo a un'altra riflessione. San Mango è il paese più ricco della regione. Passatemelo questa questione. Nell'ambito di 400 famiglie circa ci sono circa 270-280 persone che lavorano impiegati altrove in tutte le parti del mondo. E poi abbiamo fatto l'idea di al di là di quello che stanno facendo, e li ringrazio tanto, Antonio Ungaro sempre, perché nonostante l'impegno di imprenditore, stando l'ira di Dio anche a livello di attenzione municipale, e Antonio Ungaro è il punto di riferimento di gente che lavora è sposato qui a gente che lavora, e Manfredi è gente che lavora, e MDP è gente che lavora. Come mai c'è un rassegno a San Mango Turbine? C'è piovuto? O qualcuno l'ha seminato così? L'abbiamo voluto
studiato e creato le cose per far sì che, certo, non è il massimo del massimo del massimo, si può dire, però sono 40-50 giovani e altri 30-40 posti verranno fatti adesso perché il call center verrà ulteriormente ampliato. Come vedete, non abbiamo lasciato nulla, nulla, nulla di intentato per far sì che questo nostro paese esplodesse in capacità operativa e in progresso all'interno del commercio. E scusate se questo lo dico a me, io mi batto le mani da solo, non lo dovete battere voi, io mi metto davanti a uno specchio e batto le mani da solo, perché creare, realizzare situazioni come queste all'interno di una logica asfittica, qual era quella di un paese del terzo mondo, che era il nostro paese dove non c'era niente, niente, di niente, di niente, di niente, si diventa il punto di riferimento del compenso. Seconda e ultima considerazione, dissesto, io non mi leggo nessuna ferita, perché il secondo dissesto che facciamo a San Marco da qui. Il primo dissesto l'abbiamo fatto però attenti, non per gestione amministrativa fallace. Avevamo nel comune di San Marco Torpino 57 dipendenti. Dalla sera alla mattina è uscita fuori una legge nazionale che imponeva ai comuni che dovevano ridimensionare la loro pianta organica uno ogni 100. Da 67 dipendenti, noi avevamo 2.000 abitanti circa, loro 21 dipendenti. I miracoli che abbiamo fatto per sistemare questa gente perché non avesse in nessun modo molto disagio, certo, perché chi lavorava a San Marco andava a casa, da Marco a casa, e certo il disagio l'ha avuto, ma abbiamo fatto miracoli per sistemare nel migliore dei modi, tanto che dove sono andati hanno portato una ventata anche di giovinezza e di San Manchicità, se mi si può dire, passatemi. Però era una norma dello Stato che c'è imposta. Questa volta il dissesto è dovuto per tre cose. Ma io l'ho voluto affrontare subito, perché non è l'inferno, Ma subito una serie, per un fatto che voglio portare il bilancio comunale nella razionalità e nel pareggio, al fine che chi verrà, chi avviserà domani mattina, lo farà con grande serenità, senza avere problemi, poteva forse anche cercare di evitare facendo fatiche. Però ci lasciava uno strascico enorme di debolezza finanziaria che avrebbe portato comunque ad appesantire ulteriormente il comune. Non è il diavolo il dissesto. Il dissesto ha potuto affrontare, prendere dalle corna, come abbiamo preso noi, lo si porta al razionale successo. Tre le ragioni del dissesto. Una cattiva amministrazione precedente, e mi fermo che non voglio fare più, nella quale, l'ha detto Luca molto chiaramente, pesano alcune scelte, una delle quali è l'aver inserito 8 persone. Se voi sapete che noi al primo dissesto siamo arrivati perché per belli personale, non mettete 8 persone all'interno della pianta organica con una spesa di 175.000 euro all'anno in più, che per 10 anni sono 1.700.000 euro, ma noi abbiamo circa 800.000 euro, 900.000 euro, fino a questo momento. Anche perché l'ufficio di ragioneria gli aveva detto agli altri note, attate per te. Si poteva confutare qualche falso bilancio che sono deve essere dentro, circa 300.000 euro, come se fossero 200.000, ammesso che il comune le incassava di soli cimiteri. Ah, proprio del cimitero, che è un'altra delle cose che ho guardato con grande attenzione, perché noi chiamiamo un campo santo più che cimitero, che la vera dizione è questa, a cui siamo legati perché lì stanno i nostri cani. Avete visto che decoro gli abbiamo dato, ragazzi? Dalle volte che stavano cadendo, che sono diventati, sembrano cimeli celesti, ai dialetti, a tutta la situazione di antenne, eccetera. E la cosa più seria qual è? Noi non potremmo politica poi personale, ci mancherebbe altro che io tolgo un capello, vado a toccare un capello a un dipendente comunale, ma non solo non ci penso, ma credo che vado a fare tutte le condizioni, miracoli per evitare che questo avvenga come stiamo facendo. Però
che ci sono in quel periodo. No, le norme qual era? C'è la possibilità di mandare, di sistemare queste persone alla, nell'ambito della, della regione Calabria, perché allora la regione ce ne stavano circa 900.000. E poi va, se politicamente fate alle spalle come ti comanda, facevate il possibile farli tenere in, in comando per secondo secondo, da qui non avremmo speso questo dinero. Terzo fatto, è stata una pratica, oserei dire disgraziata, in cui hanno cercato di arraffazzare le soldi dove non potevano prenderli, hanno fatto con un consulente incapace e non so fino a quanto tempo, fino a quando non ci fosse complicità. Un recupero di IVA, si chiama recupero di IVA, sul bilancio comunale, tirando pure 500.000 euro, circa 530, 500, io sulle cifre, guardate, non ci ho mai guardato, perché io sono abituato a portare soldi e non andare a vedere come li amministrano, quando ho iniziato all'interno del municipio, Franco sa qualcosa, e non ho mai messo naso alle di ragioneria, non mai, perché ho sempre avuto fiducia, sono figli della nostra politica e del nostro lavoro, mi trovo di fronte a gente per bene, che non si approfitta mai di un capello, che così è sempre stato, e quindi sono andato avanti così, con la fiducia più alta e più piena. E 535.000 euro di, che è subito, come sono andato a finire all'ETR per essere riconosciuto, hanno scritto, no, oh, ragazzi, portatevi i soldi, ragazzi, mi stanno vendendo i soldi che non mi tocca. E ci sono questi scoperti alla volta di 535.000 euro che abbiamo dovuto, come si dice, ratizzare a colpo di 95.000 euro. A questo si aggiunga una mandaia grandissima, che tutti i bilanci comunali sono stati razionalizzati, si dice armonizzati, la nuova legge nazionale, per cui il famoso contributo che lo Stato dà per i pareggi dei bilanci li hanno diminuiti in rapporto a quello che è la popolazione, e ci sono visti togliere 500.000 euro a una volta sulla testa. Quindi 750.000 euro, 500.000 euro, 300 viene sciolto. Il problema c'è, noi non abbiamo speso una lira del bilancio. Sapete cosa abbiamo detto in bilancio comunale? Perché lo portiamo reale. E 15-20.000 euro all'anno da Berardelli per un quintile d'orgimento, per Cazzuola, per creare condizioni di manutenzione complessiva. Qualche nolo, se non parlato, per mandare il nostro lavoratore con un picco a zappare una volta, per un quell'escavatore facciamo a buca. Qualche pezzo idraulico per aggiustare l'acqua dove si rompe. Basta! Voi non trovate durante questi 5 anni ultimi una sola spesa che vada oltre queste cose che io vi ho detto. Non c'è nessun debito in bilancio tanto da parte nostra. Quindi questa è la realtà. La terza cosa, in chiudo, quella che veramente poi ci ha spinto ad aprire porti al dissesto, sono queste sentenze. Non è possibile, intanto non è possibile che un ragazzo che muore, famiglie hanno sempre i nostri affetti, le nostre condoglianze, su una strada provinciale debba avere il comune di San Marco da qui. Perché e come? Non lo so, c'è una sentenza. Un altro ragazzo che muore, voi lo sapete, nella scuola media, Ganino, come è andato? Non lo voglio sapere. E lo deve avere il comune di San Marco da qui. Ma stiamo scherzando. Un'altra spesa è l'esproprio del campo sportivo, costava 15 milioni. Come si fa un esproprio? Come si fa un progetto? Guardate, veloce. Io devo costruire questo palazzo e devo scoprire questo suo. Il progettista, l'ingegnere, che va alla casa, prende la particella. Com'è la particella? Seminativo. Quanto costa il seminativo? 1.000 lire e mezzo quadrato. Poi magari al centro abitato, se al centro abitato, e 1.000 lire diventano 3.000 lire. Quella zona di Marcia Lombardo è una zona infranta. Pascolo, incolto produttivo, che costava manco un euro a metro quadrato. 300 lire a metro quadrato. Una sentenza.
l'altezza mi porta il terreno a 10-12 euro al metro quadrato, per cui da 15 milioni di euro, capite, non è che c'è una forzatura, perché così si fanno le cose. Non puoi fare diversamente, mica devo mettere, io trovo il terreno all'aeroporto che fallo per fare un'opera e gli pago 15.000 euro. No! Devi pagare quanto prevede la liquida catastale, legale, l'ingegnere deve mettere quella lì. Tu programmi, trovi i soldi, espropri, poi la ditta ti fa ricorso. Si mettono evidentemente d'accordo, non lo so, ragazzi, e lo dico molto, si mettono d'accordo i periti da una parte e dall'altra e dice una sentenza di 270.000 euro. Sono cose che a me fanno impazzire. Io ho scritto anche delle lettere personali come sindaco, come giovane comunale, perché spiegami come si è verificato questo fatto. Peraltro io non mi ha ancora risposto, perché penso che mi può rispondere, se non dicendomi queste cose che sto dicendo pubblicamente questa sera. E allora queste più 300.000 euro di avvocati circa come parcelle, perché deve tenere conto che la parcella dell'avvocato è in funzione dell'importo del danno. Allora, 700.000 euro il danno, la sentenza del primo ragazzo che è morto, la parcella è circa 100.000 euro, perché è rapportata al danno. Allora, e come si fa? Dato la nuova norma, l'annunciante del bilancio dice, caro sì, tu queste cose non le devi mettere fuori bilancio, le devi mettere in bilancio. Perché così è? Mettete in bilancio queste cose e come ti fa a prendere un bilancio? Non puoi. Allora, ecco il dissesto. Col dissesto che succede a questo punto? Ecco, andiamo. Succede che verrà nominato un commissario, speriamo che sia un certo commissario di qualità, che gestisce i debiti fuori bilancio. Quali sono i debiti? Ve li dico subito, non ce ne sono altri. Sentenza numero 1, sentenza numero 2, sentenza numero 3, avvocati ed Enel, lo diceva bene, eccetera, qual è il fatto? Quest'anno finirà questo fatto, finirà perché la maggior parte di tutto la combinazione pubblica lo faremo a lente, perché se dovrebbe avere il finanziamento, siamo già in elenco, e quindi abbasseremo del più del 70% il consumo, così non si deve fare, no? E si prevedeva in bilancio 70.000 euro e se ne spendevano 120.000, naturalmente gli sporadi di 50.000 all'anno, 50.000 sono 300.000 euro circa, ma chi si diciamo che si potevano anche razionalizzare, si potevano programmare, ma nel momento in cui fai il dissesto ti conviene mettere nella massa debitoria. Quindi sono qui, nella debitoria sono sentenza numero 1, sentenza numero 2, sentenza numero 3, espropri, e procedere di avvocati. Basta, non c'è una lira di debiti che abbiamo conosciuto a noi per gestire i conti. A questo punto rimane il bilancio comunale, epurato dei debiti, e chi verrà? Chi gestirà con tranquillità e con normalità, ben sapendo che all'interno di quella logica si deve muovere, non può andare oltre quella logica. Ci sarà un problema. Noi abbiamo 17 dipendenti, abbiamo 530.000 euro adesso che ci dà lo Stato. 17 dipendenti, a me di 30.000 euro cada uno all'anno, già l'oro è netto, sono 300, 3 per 7 per 1, 510.000 euro. Quasi quanto lo Stato ci dà per il pareggio bilancio. Tutto il resto che dovremmo fare, pagamenti di quello, dobbiamo vedere come lo organizziamo, a meno che non mandiamo in mobilità 7, 8, 10 persone. Noi abbiamo deciso questo di non farlo, perché fino a quando è possibile, perché una parte di questo personale lo impieghiamo in servizi utili che avranno coperture finanziarie diverse, non di bilancio. Sempre a temi di carattere finanziario, che grazie a Dio ci verrà, non ci manca, ce la fare per completare le cose. Ma questo è, perché il bilancio comunale è il bilancio della famiglia. Se tu spendi 1.000.000 euro di stipendio, non ne puoi spendere 2.000, se spendi 2.000 euro, 1.000 euro ti vanno in sofferenza. E allora,
Quali sono i riflessi? Ecco, i riflessi sono che non si possono fare più voti per opere pubbliche, non ne abbiamo bisogno, anche perché noi peraltro siamo legati a qualche opera pubblica, ci la facciamo finanziare quella tutta le cariche dello Stato. E non ne abbiamo più da fare, perché il paese, grazie a Dio, poi porteremo il rapporto al fotografico di queste cose belle che abbiamo. Due, non puoi fare assunzioni, non me ne frega nulla, perché noi da qui a poco, con l'Unione dei Comuni, superiamo questo caso, questo problema. Perché l'Unione dei Comuni avrà, per l'Unione dei Comuni c'è il nonno nesso oppressivo, e di due. Terzo, l'altro problema qual è? Non opere pubbliche, non premuti, l'ho detto, bisogna elevare le tariffe. Quali sono le tariffe che c'erano? Il a San Mandolo che non portano pochi soldi, pochissimi. Quindi l'incremento di tariffe sulla famiglia incide un po', ma incide, diciamo, non in termini di. Abbiamo stabilito che facciamo 0,0 per l'accento, perché stiamo organizzando in termini nuovi diversi, già parlato con la regione, con l'Ulivelli, c'erano i mezzi nuovi della polizia per la raccolta di ferrate e compagnie belle, organizziamo noi all'interno di una logica moderna e abbattiamo del 50%, spero, almeno del 40%, quello che si paga adesso per la spazzatura. E abbiamo chiuso un discorso di saggezza amministrativa, di saggezza finanziaria o di intelligenza finanziaria che non comporta nessun danno al cittadino. Questa è la verità, perché se il problema lo si pone in termini parificati, il problema non riesce a risolvere. Quindi nessuna preoccupazione o allarmismi più di tanto, perché stiamo gestendo la cosa con la dovuta sagacia. Io ho un contatto diretto con il ministro degli interni, ho il piacere di avere il direttore generale della finanza locale amico, si chiama dottor Verde, con cui abbiamo già parlato ripetutamente di queste cose, e quindi andiamo avanti in termini sempre più organizzati e razionali. In ultimo, e chiudo perché mi sto trattenendo molto, mi chiedo sulla base di queste cose che sono più ragionamenti, in ultimo noi amministrazione di qui presente, di qui delle quali ho tessuto le lobby perché lo meritano, chiuderemo entro 6 mesi i battenti. Io gradirei che intorno a questo comune e alle future organizzazioni amministrative ci fosse il massimo del consenso dei giovani. Ma questo consenso, che io non lo chiedo perché sono bello con i capelli rossi o bianchi o che sono arrivati eccetera eccetera, no, lo chiedo perché intorno a questo progetto di grandissima rilevanza politica e di sviluppo del nostro paese, del nostro comprensorio, ci deve essere l'assenso, il consenso e la partecipazione del mondo giovanile, perché interessa a voi il vostro sviluppo, la vostra vita, il vostro domani, il vostro futuro. Questo è il problema intorno a cui tutti quanti dobbiamo fare corona. A me non mi interessa che io non devo andare più a candidarmi adesso, se sono diventato il saggio del villaggio, vorrei essere il saggio del villaggio, non abbandono mai più il mio paese, fa parte della mia vita, io ho dedicato gli anni più belli della mia giovinezza. Però è necessario, ecco, che i giovani, questo tipo di rapporto nuovo col mondo della politica, riescono ad aprire. Noi abbiamo dei giovani meravigliosi qua, avete visto Gianmarco ieri sera riuscire a fare una manifestazione con il fior della politica regionale, gente che conta come Cesare Marini, sono dei monumenti della politica regionale. Ma io voglio che si allarghi questo mondo della politica, ragazzi, voi dovete partecipare, perché intorno a voi e con voi si può costruire il futuro, e dovete avere l'orgoglio di essere sammanghesi, perché peraltro in qualunque parte del mondo voi vi portiate, stupendo con il nome di San Mandolino c'è, lo trovate a San Mango, dovunque voi andate, chiunque vi incontra, e voi sapete anche l'università dove siete, di San Mango, ecco di San Mango, tutti sanno che è un paese per tutti, un paese nel quale abbiamo fatto tutto, che c'è la bellezza concretizzata in attività amministrativa. Ed è su questo, non già perché io voglio il piacere di essere chiamato zio Leopoldo, come in generale mi chiamano in tutte le parti della Calabria, ma perché voglio che il sacrificio fatto in tanti anni
possa essere messo nelle vostre mani e non lo abbandoniate. Tanti auguri, buon anno a tutti.